in un nuovo video. Oggi voglio riproporvi la ricetta del fluffy slime perché ho voluto rifarlo, riprovare con un'altra ricetta e stavolta ho utilizzato soltanto 4 ingredienti. Quelli principali sono ovviamente la colla, la schiuma da barba e il Dixan per far addensare il tutto e poi ho utilizzato il colorante perché secondo me il fluffy slime è molto molto più bello colorato, però è un ingrediente che volendo potete anche non utilizzare. E rispetto alla ricetta precedente, che se ancora non avete visto ve la lascio qua nelle schede, questa, a parte che è stata molto più veloce, ho utilizzato appunto meno ingredienti e il risultato alla fine è stato molto molto più bello, perché a differenza dell'altro che dopo 2-3 giorni il fluffy slime è diventato molto molto duro e quindi ho dovuto buttarlo, stavolta invece è ancora bellissimo, super super morbido, e anche l'altra volta li ho tenuti all'interno di un contenitore in plastica, però sono diventati comunque molto molto duri, non erano più elastici, belli morbidi, quindi li ho buttati. Stavolta invece con questa ricetta posso assicurarvi che sono rimasti super super fluffosi, super super morbidosi. L'ho fatto di 3 colori diversi e questo rosa è sicuramente il mio preferito per quanto riguarda il colore ed è anche quello un pochettino più grande. Ci ho messo veramente pochissimo a farlo, in meno di 5 minuti sono riuscita a fare il fluffy slime, è veramente morbidissimo, l'ho fatto venerdì, oggi è lunedì, quindi sono passati già un po' di giorni, come potete vedere è ancora super super morbido, non è troppo fluffoso perché non ho messo tantissima schiuma da barba, però cioè è bellissimo, è super super morbido, ci giocherei tutto il giorno. L'altro invece è questo, che è verde, verde lime, questo è leggermente più più elastico, come potete vedere. Ho utilizzato anche, mi sono dimenticata di dirlo, però dopo lo vedete nella ricetta, ho utilizzato anche la colla trasparente, non soltanto la colla bianca, e anche questo, vediamo se sentite il rumore, è anche crunchy, fa rumore, scoppiano le bollicine, diciamo, e questo è bellissimo, è super elastico, è gommoso, tutto, tutto bello, non è appiccicoso, come potete vedere, non si appiccica sulle mani, e mi sono usciti veramente benissimo, sono troppo troppo contenta perché appunto l'altro dopo 2-3 giorni si è rovinato e non capisco perché, sarà secondo me il bicarbonato, che in tante tra l'altro me l'avete detto che il bicarbonato alla fine fa indurire troppo lo slime. Questo è piccolino, ma adesso non suona più, prima faceva rumore, aspettate, voglio farvi sentire di nuovo e poi vi lascio il video, sentite? Tutto bello, fa anche rumore questo, e anche il colore di questo è veramente molto molto bello. Io adesso però non mi perdo più in chiacchiere e vi lascio al resto del video, ciao! Gli ingredienti da utilizzare sono semplicissimi, ovviamente la colla, io stavolta ho utilizzato sia la colla bianca che la colla trasparente, il colorante questo è di Tiger, mi ci sono trovata veramente benissimo, lo trovo perfetto da utilizzare per realizzare il fluffy slime e poi il Dixan per andare ad addensare il tutto. La prima cosa che faccio è quella di andare ad unire la colla trasparente con la colla bianca, quindi vado a versare un po' di colla in un contenitore di plastica e mescolo le due colle. Preferisco utilizzare la colla trasparente insieme alla Vinavil perché rende il fluffy slime ancora più elastico rispetto al precedente che ho fatto dove utilizzavo soltanto la colla bianca. Mi sono accorta che con la colla trasparente il fluffy slime esce ancora più elastico, ancora più bello. Tra l'altro in video non rende tantissimo perché dal vivo è ancora più fluo, è ancora più fucsia. E poi vado ad aggiungere la schiuma da barba. La schiuma da barba mi sono dimenticata prima di farvela vedere negli ingredienti, che non so perché ho dimenticato di riprendere. Comunque vado ad aggiungere un po' di schiuma da barba e mescolo il tutto. La cosa fondamentale per ottenere un perfetto fluffy slime è di continuare a mescolare con calma ed avere pazienza. Comunque in 5 minuti preparate tranquillamente un fluffy slime. E poi come ultimo passaggio vado ad aggiungere il Dixan. Questo è l'ingrediente fondamentale che serve poi per addensare il fluffy slime. Ne aggiungo poco poco per volta, mi raccomando non mettetene tanto tutto insieme ma un po' per volta. Mettete un po' di Dixan e mescolate, mettete un altro po' di Dixan e mescolate piano piano perché come potete vedere inizia già a rapprendere, inizia già ad addensarsi, se ne mettete troppo rischiate soltanto di rovinarlo, quindi meglio un po' per volta finché il fluffy slime non si staccherà completamente dal contenitore come in questo caso. Risulta ancora un po' appiccicaticcio, quindi sono andata a mettere ancora un pochettino, ma veramente poco poco, di Dixan per togliere questo effetto appiccicoso, però ho provato a mettere
metterlo anche sotto l'acqua, giusto 2 secondi, e questo effetto appiccicoso svanisce subito. Come potete vedere è super elastico, super super morbidoso, e adesso infatti non appiccica più. È uscito perfetto, sono passati ormai 5 giorni da quando l'ho fatto ed è ancora ottimo, è ancora fantastico. Sono contentissima di essere riuscita finalmente ad ottenere il fluffy slime perfetto. Se questo video vi è piaciuto, come sempre mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritte, se ancora non siete iscritti, per non perdervi tutti i miei prossimi video. Se provate a rifarlo, taggatemi come sempre in Instagram, dove volete. Vi mando un grosso grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!